l'alba di uno dei giorni della mia vita. E nel peggiore stato d'animo dico: che bello è il vivere. Non ci sono ragioni molto serie per dirlo, e tuttavia amo la vita. Forse perché, nonostante tutto, è lei che davvero amo. In ogni fessura, tra i miei pensieri, vive come una lucciola, vezzosa, ma per me diventa presto dea. Ho davvero studiato le sue mani e ho resistito alla tentazione. Non so più perché. C'era un invito. Ho finto forse di non capire. C'era ancora un invito. Forse ho parlato d'altro. Non riesco a... Anche se penso sempre al miglior modo di fare ogni cosa, rivedrò le sue mani intricarsi continuamente. È lei che mi aiuta a non dormire la notte, pur non dormendo il giorno. Sono i suoi occhi, la sfuggente legge del divenire. Le chiederò di venire laggiù in capo al mondo, dove l'amore nasce e muore, senza dare il tempo di analizzare ogni cosa. Quando verrà, non ci saranno più partite di pallacanestro di cui parlare, ma solo tempo per decidere se vivere è